un'antologia di letture delle parole di Dio Onnipotente. Come può l'uomo che ha delimitato Dio nelle sue nozioni ricevere le rivelazioni di Dio? L'opera di Dio continua ad andare avanti e, nonostante lo scopo della sua opera rimanga invariato, il metodo con cui egli opera cambia costantemente, il che significa che cambiano costantemente anche coloro che lo seguono. Più Dio opera, più l'uomo lo conosce a fondo. Si verificano anche cambiamenti corrispondenti nell'indole umana in seguito all'opera di Dio. Tuttavia, ciò avviene perché l'opera di Dio cambia così continuamente che coloro che non conoscono l'opera dello Spirito Santo e gli uomini ragionevoli che non conoscono la verità diventano persone che resistono a Dio. Mai e poi mai l'opera di Dio è conforme alle nozioni dell'uomo, dato che la sua opera è sempre nuova e mai vecchia, ed egli non ripete mai la vecchia opera, ma piuttosto va avanti con un'opera mai svolta prima. Poiché Dio non ripete la sua opera e l'uomo giudica regolarmente l'opera che Dio sta compiendo sulla base della sua opera del passato, è estremamente difficile per Dio svolgere ogni fase dell'opera della nuova età. L'uomo pone fin troppi ostacoli. Il pensiero dell'uomo è troppo retrogrado. Nessun uomo conosce l'opera di Dio, eppure tutti la delimitano. Quando abbandona Dio, l'uomo perde la vita, la verità e le benedizioni di Dio, ma egli non accetta né la vita né la verità, tantomeno le maggiori benedizioni che Dio dona all'umanità. Tutti gli uomini desiderano guadagnare Dio, ma non riescono a tollerare alcun cambiamento nella sua opera. Coloro che non accettano l'opera nuova di Dio credono che la sua opera non cambi e che essa rimanga sempre immobile. Ritengono che tutto ciò che è necessario per guadagnare la salvezza eterna da Dio sia rispettare la legge e che, se si pentono dei loro peccati e li confessano, la volontà di Dio sarà sempre soddisfatta. Ritengono che Dio possa essere solo il Dio della legge e il Dio che è stato inchiodato sulla croce per l'uomo. Credono anche che Dio non dovrebbe e non possa andare al di là della Bibbia. Sono esattamente queste opinioni che li hanno legati saldamente alla legge vecchia e inchiodati a regole morte. Ancora più persone credono che, qualunque sia l'opera nuova di Dio, debba essere confermata dalle profezie e che in ogni fase di tale opera a tutti coloro che seguono Dio con cuore sincero debbano essere mostrate anche delle rivelazioni, altrimenti non potrebbe essere l'opera di Dio. Conoscere Dio è già un compito arduo per l'uomo. Considerando, poi, il cuore irrazionale dell'uomo e la sua natura ribelle fatta di arroganza e presunzione, diventa ancora più difficile che l'uomo accetti l'opera nuova di Dio. L'uomo non esamina l'opera nuova di Dio con cura, né la accetta con umiltà. Piuttosto, assume un atteggiamento di disprezzo, aspettando le rivelazioni e la guida di Dio. Non è questo il comportamento di un uomo che si ribella e resiste a Dio? Questi uomini come possono ottenere l'approvazione di Dio? Gesù disse che l'opera di Yahweh era superata nell'età della grazia, proprio come io dico oggi che anche l'opera di Gesù è superata. Se ci fosse stata soltanto l'età della legge e non l'età della grazia, Gesù non sarebbe stato crocifisso e non avrebbe redento tutta l'umanità.
se ci fosse stata soltanto l'età della legge, l'umanità sarebbe forse potuta arrivare dove è arrivata oggi? La storia va avanti ed essa non è la legge naturale dell'opera di Dio? Non è questa una descrizione della sua gestione dell'uomo nell'intero universo? La storia va avanti, così come l'opera di Dio, e la sua volontà cambia continuamente. Egli non potrebbe rimanere in una singola fase dell'opera per 6.000 anni, dato che, come tutti sanno, egli è sempre nuovo e mai vecchio. Non potrebbe certo continuare a svolgere un'opera come la crocefissione ed essere inchiodato sulla croce una volta, due volte, tre volte. Sarebbe assurdo pensarlo. Dio non continua a svolgere la stessa opera. La sua opera cambia sempre ed è sempre nuova, proprio come quando, quotidianamente, io vi dico parole nuove e compio una nuova opera. Questa è l'opera che compio, la cui chiave si trova nelle parole nuova e meravigliosa. Dio è immutabile e sarà sempre Dio. Questa affermazione è effettivamente vera. L'essenza di Dio non cambia. Dio è sempre Dio e non potrebbe mai diventare Satana. Ma ciò non dimostra che la sua opera sia costante e invariabile quanto la sua essenza. Tu affermi che Dio è immutabile. Ma allora come puoi spiegare che Dio è sempre nuovo e mai vecchio? L'opera di Dio si diffonde continuamente e cambia costantemente. E la volontà di Dio viene continuamente manifestata e resa nota all'uomo. Mentre l'uomo sperimenta l'opera di Dio, la sua indole cambia continuamente, come pure la sua conoscenza. Da dove scaturisce questo cambiamento? Non scaturisce dall'opera sempre mutevole di Dio? Se l'indole dell'uomo può cambiare, perché l'uomo non può permettere che anche la mia opera e le mie parole cambino continuamente? Devo essere soggetto alle limitazioni dell'uomo? In questo, non stai forse ricorrendo a dei sofismi e a una logica distorta? Dopo la sua resurrezione, Gesù apparve ai discepoli e disse: «Io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto». Sai come vengono spiegate queste parole? Ora sei rivestito della sua potenza? Capisci a che cosa si riferisce il termine potenza? Gesù proclamò che lo Spirito della verità sarebbe stato dato all'uomo negli ultimi giorni. Ora sono gli ultimi giorni. Comprendi come lo Spirito della verità pronuncia parole? Dov'è che lo Spirito della verità appare e opera? Nel libro delle profezie del profeta Isaia non vi è mai alcun accenno al fatto che un bimbo di nome Gesù sarebbe nato nell'età del Nuovo Testamento. Vi era scritto soltanto che sarebbe nato un bambino maschio chiamato Emanuele. Perché non si menzionava il nome Gesù? In nessun punto dell'Antico Testamento compare questo nome. Dunque, perché credi ancora in Gesù? Di certo, non hai visto Gesù con i tuoi occhi prima di iniziare a credere in Lui, giusto? O hai cominciato a credere dopo aver ricevuto una rivelazione? Dio ti mostrerebbe realmente una tale grazia? E ti darebbe benedizioni così grandi? Su quale base hai creduto in Gesù? Perché non credi che Dio si sia fatto carne in questi tempi? Perché dici che l'assenza di una rivelazione nei tuoi confronti da parte di Dio
dimostra che Egli non si è incarnato nella carne. Dio deve informare l'uomo prima di iniziare la sua opera? Deve prima ricevere la sua approvazione? Isaia si era limitato ad affermare che un bambino maschio sarebbe nato in una mangiatoia, senza mai profetizzare che Maria avrebbe dato alla luce Gesù. Perché allora hai creduto in Gesù nato da Maria? Siamo certi che la tua fede non sia piena di confusione? Alcuni affermano che il nome di Dio non cambia. Allora perché il nome di Yahweh diventò Gesù? L'arrivo del Messia venne profetizzato. Allora perché arrivò un uomo chiamato Gesù? Perché il nome di Dio cambiò? Quest'opera non fu portata a termine tanto tempo fa? Dio non può svolgere una nuova opera in questi tempi? L'opera del passato può essere modificata e l'opera di Gesù può andare avanti a partire da quella di Yahweh. L'opera di Gesù, quindi, non può essere seguita da un'altra opera? Se il nome di Yahweh può cambiare in Gesù, allora non può cambiare anche il nome di Gesù? Questo non è strano. Il fatto è che la gente ha una mentalità troppo ristretta. Dio sarà sempre Dio. A prescindere dai cambiamenti della sua opera e del suo nome, la sua indole e la sua saggezza rimarranno per sempre immutate. Se pensi che Dio possa essere chiamato soltanto Gesù, allora sai troppo poco. Osi dire che Gesù sarà per sempre il nome di Dio? Che Dio sarà per sempre noto con il nome di Gesù e che ciò non cambierà mai? Osi dire con certezza che è il nome di Gesù che concluse l'età della legge e che concluderà anche l'ultima età? Chi può dire che la grazia di Gesù può concludere quest'età? Se ora non comprendi chiaramente queste verità, non solo non potrai predicare il Vangelo, ma non potrai neanche restare saldo. Quando verrà il giorno in cui risolverai tutte le difficoltà di quelle persone religiose e rifiuterai le false credenze, quella sarà la prova che sei assolutamente sicuro di questa fase dell'opera e che non hai il minimo dubbio. Se non riesci a rifiutare le loro falsità, ti incolperanno ingiustamente e ti diffameranno. Non sarebbe deplorevole? Gli ebrei leggevano l'Antico Testamento e conoscevano la profezia di Isaia, secondo cui un bambino maschio sarebbe nato in una mangiatoia. Perché allora, malgrado questa conoscenza, perseguitarono comunque Gesù? Non fu per via della loro natura ribelle e per la loro ignoranza dell'opera dello Spirito Santo? A quel tempo, i farisei credevano che l'opera di Gesù fosse diversa da ciò che sapevano del bambino maschio profetizzato. Gli uomini di oggi rifiutano Dio perché l'opera di Dio incarnato non è conforme alla Bibbia. L'essenza della loro ribellione verso Dio non è forse la stessa identica cosa? Puoi essere una persona che accetta indiscutibilmente tutta l'opera dello Spirito Santo? Se si tratta dell'opera dello Spirito Santo, allora è la corrente giusta. Dovresti accettarla senza il minimo dubbio, anziché selezionare e scegliere che cosa accettare. Se acquisisci un maggiore discernimento riguardo a Dio e usi una maggiore prudenza nei suoi confronti, non è forse ingiustificato? Non hai bisogno di cercare ulteriore conferma dalla Bibbia. Se si tratta dell'opera dello Spirito Santo, devi accettarla, in quanto tu credi in Dio per seguirlo e non dovresti esaminarlo. Non dovresti cercare ulteriori prove su di me per dimostrare che io sono il tuo Dio. Dovresti piuttosto discernere se ti reco beneficio. Questo è il punto.
anche se scopri molte prove inconfutabili nella Bibbia, ciò non può portarti completamente al mio cospetto. Sei una persona che vive all'interno dei confini della Bibbia e non dinanzi a me. La Bibbia non può aiutarti a conoscermi, né può approfondire il tuo amore per me. Nonostante la Bibbia avesse profetizzato che sarebbe nato un bambino maschio, nessuno poteva capire per chi si sarebbe verificata tale profezia, dato che l'uomo non conosceva l'opera di Dio, e ciò spinse i farisei a opporsi a Gesù. Alcuni sanno che la mia opera è nell'interesse dell'uomo. Tuttavia, continuano a credere che Gesù e io siamo due esseri interamente separati, che sono reciprocamente incompatibili. All'epoca, Gesù si era limitato a pronunciare ai suoi discepoli una serie di sermoni nell'età della grazia, per esempio su come praticare, come riunirsi, come supplicare in preghiera, come trattare gli altri e così via. L'opera che egli portò a termine era quella dell'età della grazia ed egli spiegò soltanto ai discepoli e a coloro che lo seguivano come dovessero praticare. Svolse soltanto l'opera dell'età della grazia e nulla dell'opera degli ultimi giorni. Quando Yahvé stabilì la legge dell'Antico Testamento nell'età della legge, perché allora non svolse l'opera dell'età della grazia? Perché non rese chiara in anticipo l'opera dell'età della grazia? Ciò non avrebbe contribuito all'accettazione da parte dell'uomo? Egli profetizzò soltanto la nascita di un bambino maschio che sarebbe giunto al potere, ma non svolse in anticipo l'opera dell'età della grazia. L'opera di Dio in ogni età ha dei confini ben delineati. Egli svolge soltanto l'opera dell'età in corso e non svolge mai in anticipo la fase successiva dell'opera. Solo in questo modo la sua opera rappresentativa di ciascuna età può essere portata avanti. Gesù aveva parlato unicamente dei segni degli ultimi giorni, di come essere pazienti e di come essere salvati, di come pentirsi e confessarsi, e di come portare la croce e sopportare la sofferenza. Non parlò mai di come l'uomo negli ultimi giorni dovesse conseguire l'accesso o come dovesse cercare di soddisfare la volontà di Dio. Di conseguenza, non sarebbe assurdo cercare nella Bibbia l'opera di Dio degli ultimi giorni? Che cosa puoi comprendere semplicemente aggrappandoti alla Bibbia? Pur essendo un commentatore della Bibbia o un predicatore, chi avrebbe potuto prevedere l'opera di oggi? Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Avete sentito ora le parole dello Spirito Santo? Le parole di Dio sono giunte a voi. Le sentite? Dio compie l'opera delle parole negli ultimi giorni, e tali parole sono quelle dello Spirito Santo, dato che Dio è lo Spirito Santo e può anche farsi carne. Quindi, le parole dello Spirito Santo, così come sono state pronunciate in passato, sono le parole di Dio incarnato oggi. Ci sono molti uomini irragionevoli che credono che, siccome è lo Spirito Santo a parlare, la sua voce debba provenire dal cielo perché le persone possano ascoltare. Chi la pensa in questo modo non conosce l'opera di Dio. In realtà, i discorsi pronunciati dallo Spirito Santo sono quelli pronunciati da Dio fattosi carne. Lo Spirito Santo non può parlare direttamente all'uomo. Neppure nell'età della legge Yahvé parlò direttamente alla gente. Non sarebbe molto meno probabile che egli agisca così oggigiorno? Affinché Dio pronunci discorsi per compiere l'opera, deve farsi carne, altrimenti la sua opera
non potrà raggiungere il proprio obiettivo. Coloro che rinnegano Dio incarnato sono coloro che non conoscono lo Spirito né i principi con cui Dio opera. Coloro che credono che questa sia l'età dello Spirito Santo, ma non accettano la sua opera nuova, sono coloro che vivono in una fede vaga e estratta. Questo genere di uomini non riceverà mai l'opera dello Spirito Santo. Coloro che chiedono soltanto che lo Spirito Santo parli e compia la sua opera direttamente, ma non accettano le parole o l'opera di Dio incarnato, non potranno mai entrare nella nuova età, né potranno ottenere da Dio la salvezza completa.